Siamo in live. Mi dice che lo stato del stream è ok. Spero che ci si senta e ci si veda bene. Ehi, Spero. ciao! Qui abbiamo la Mi sembri Claudia. molto affermativa. Ciao! E vedo un soldato monco. Ah sì, è senza braccio perché poi glielo devo fare. Adesso lo devo coloricchiare, c'ha delle foglie nella barba. Allora, io come al solito devo fare i compiti per domani. Ditemi se la Claudia si sente bene, male, da culo, perché ho fatto di nuovo quello che facevo nelle prime live, ovvero ho collegato tutto l'audio in modo astruso. Quindi... Stavolta ti Ditemi, sei un po' ditemi. impegnata per trovare il giusto modo per far passare l'audio. Yep. Adesso Dico, questo do... omino piantoso, cioè cosa ha attorno? Sembrano liane, radici, Yep, foglie. sono... Sono cose, sono... Perché Claudia ha votato per Arambe vestito da Dinolfi? Cosa sta succedendo su Telegram? Ma non lo so, c'era un poll, allora ho votato. Ah. Devo votare. Beh, dopo voto. Devi votare anche te. Io tra l'altro ormai la chat la seguo poco su Telegram perché non ho tempo di vivere. Quindi Giusto, è giusto. purtroppo. È giusto non avere tempo di vivere e Purtroppo. soccombere nel mezzo del cammin di nostra vita, in modo molto doloroso. Esatto. In modo molto Mamma doloroso e mia. lento, peraltro, quindi prolunghiamo questa agonia all'infinito. Allora, io però devo prendere un granatiere perché devo vedere com'è fatto, cioè di che colore c'ha la divisa. Un granatiere, un Beh. zappatore, uno zappa, come si dice? Sapeur, sapeurs, sapeur, sepe, Mi sa che stai seigneur. disegnando un soldato zombie napoleonico. Ma in realtà è ramoso, un soldato ramoso, un po' zombie però. Tra l'altro lo voglio rifare perché non mi piace. Però tanto lo rifaccio per la prossima lezione, quindi. Per adesso ci teniamo Che cosa che sto. non ti convince? No, non mi piace proprio lo stile con cui l'ho fatto. Non mi piace neanche il tratto. Non mi piace un cazzo, però poi. Ah! Cos'è successo? Il solito Photoshop E sta tu male. lo vuoi rifare? Cioè, quanto tempo ci hai perso dietro a questo? Una notte. Perché vuoi fare sempre le cose? Però guarda che è venuto figo. Ma alla fine non Cioè, è c'ho. diverso rispetto al solito. Sì, Però però ma non piace. rende. Allora, cari umani, vediamo se c'è qualcuno. Ok, adesso mi dice che è buona. Scarlett, sì. Scarlett, allora, prima, a parte che c'era M prima che scriveva, ancora prima dell'inizio della live, è stato uno dei primi ad arrivare. Yeah. Scarlett dice: Salve Salvino, zio fungo porcino. Molto bene. E c'è un sito morbido che dice: dipende dall'esercito e dal momento storico. Che cosa, se sono zombie o piante che camminano? No, penso come Non siano so. fatti Ah, gli zappatori. gli zappatori. Allora, lo coloriamo molto velocemente. Allora, c'è la divisa blu. Allora, innanzitutto, vediamo un po'. Abbiamo visto venerdì Shape of the Water. Quindi, visto che non so di che Esatto. cazzo parlare in questa live, perché... Cioè, vi parlerei del fatto che ho fatto il granatiere fino alle 3 di notte. Però... non c'è altro da dire, oltre al fatto che mi è garbato molto disegnare fino alle 3 di notte, una cosa che ripeterò. Ha un che di disperato disegnare fino a tardi, mi piace, mi piace, mi piace. Quindi sarà un'ottima esperienza che ripeto. Anche perché, tipo, non avevo fatto un. Cioè, fino. No, no, non devi iniziare, non devi farla diventare un'abitudine. No, no, Il corpo ha dai, bisogno di lo dormire. fanno tutti. Lo fanno tutti, quindi è giusto che cominci a farla anch'io. Perché è una pratica molto diffusa in questo pianeta Terra. E quindi. Bisogna.
Bisogna essere fedeli alle tradizioni. Queste sane tradizioni che ti portano a non essere sano fisicamente, neanche mentalmente. No, no, in Io realtà un tempo non ci credo proprio. riuscivo, poi sono invecchiata e ho smesso. Hai smesso? Sì, non ce la faccio più. A mezzanotte mi addormento. Aspetta che metto la chat qua. La chat qua, di fianco, come al solito. Esatto, infatti vedo la mancanza di qualcosa. C'è lo schermo troppo vuoto in questa live. Ma perché? Però c'è Ma Rossetto Morbido che dice, no, ovviamente la divisa, parlava della divisa, che è diversa nelle varie epoche storiche. appunto, quello che ho detto io, ma perché Orsetto non mi caghi? Perché Orsetto non mi caghi? Cosa gli hai detto ad Orsetto? Perché ti deve cagare? Perché io ho detto la divisa, quindi, cioè, ho detto il granatiere. Ovviamente l'unica cosa che cambia poi alla fine è la divisa o la barba, forse anche la lunghezza della barba cambia a seconda delle epoche. Chissà. Vabbè, ma quello c'ha le foglie nella barba, puoi anche spacciarlo per un'escrescenza fogliosa. Allora, spero che si veda abbastanza bene la chat. Aspetta che lo allargo un po'. Ok, fammi vedere come. Arrivo e ricomincio subito. Devo controllare come è messo su OBS. Sì, io intanto ti leggo quello che ha scritto Scarlett. Che dice, a me il film è piaciuto un sacco, per una volta Del Toro si è contenuto con le morti. E c'è Orsetto Morbido che giustamente chiede, non ti cago in che senso? Ma nel senso che quando rispondo alle domande poi. Vabbè. Alla fine becco più domande di. Cioè, becco più. Le risposte di quanto sembri. Solo che le esplico in modo errato, quindi spesso la gente non capisce un cazzo in chat. Però in realtà rispondo bene. Giuro sul pianeta Terra. Bravo a fare cadere il pianeta Terra con le bugie, nel fango, nella polvere. Cadrà Comunque, stavi presto. dicendo. Di cosa stavo narrando? Non mi ricordo più. Di Shape of the Water parliamo? Ah, no, no, Orsetto, no, non. Dicevo in chat. In chat qui, sulla Sì, live, intendi? in chat. Allora. Beh, quindi, narraci. Ah, narro io. Dico Devo narrare io. io? Siamo andati a vedere Shape of the Water. Ma Sì. sto soltanto ripetendo quello che hai detto tu prima. Stiamo ripetendo le stesse cose da secoli. Allora, siamo andati a vedere. Sì, un po' Siamo andati a autismo. vederlo e boh, cosa diciamo? Ti è piaciuto? Commento, A me sì. recensione. Oddio, ma non mi sono preparata la recensione. A me è piaciuto. È un film abbastanza, una trama abbastanza semplice. Alla fine è una favola romantica. Tutto lì. Però fatto da Del Toro, cioè quindi narrato in maniera superba. Basta. Sia a livello di regia, che di montaggio, che. Cioè, tutto quanto, il film si guarda benissimo, non c'è niente che stona. Tutto lì. Allora, sì, Questo è il mio personale commento. non c'è niente che stona, forse ci sono alcune cose un po' cringe. Cosa ti ha fatto cringiare? Beh, un po' la scena di lei che canta mi ha fatto un po' cringiare. Cioè, so che era voluto il fatto che cringiassimo, cioè, però il punto è che non è molto chiaro se voleva essere una scena comica o una scena triste, però forse era proprio No, questo non doveva l'intento secondo me essere di essere un comica e insieme delle triste. due cose, visto che lei è lì che piagne e poi comincia ad anzicchiare. Io avevo vicino Lucky che è in chat e c'eravamo, sì, stavamo Ah, abbastanza sghignazzando in quel per me. momento.
Io ho quasi spoilerato il finale senza volere alla ragazza di mio fratello, sono una persona orribile. Già. Anche se gli spoiler sono Beh, ma alla fine. sopravvalutati. Esatto, ma poi in questo film non In è questo tanto film, uno spoiler, si sì, sa come va a finire, è chiamatissima cosa. Però sì, sai tutto, sai tutto. non è la cosa importante la trama. Cioè, No, come no, no. anche ho detto, è semplicissima, non ha niente di complicato o sconvolgente o di non chiamato, cioè non è basata sui colpi di scena, ecco. Come al solito ho Photoshop che è lentissimo. Ma a questo Poverino. punto direi che è proprio un problema della live. Sì. Purtroppo sì. È YouTube che non ti può, o Photoshop che è Mi odia, mi odia. Ci timido. Hai niente a Photoshop fare. timido? Non vuole essere in Mi live. odia a morte. Allora, poi direi. Cioè, allora, quando. Ribadisco quello che avevo detto un po' l'altra volta, che non ci si stupisce che sia candidato all'Oscar perché ha delle tematiche molto scariane adesso. Mi ricordo Maso nella live di Matioski che diceva Del Toro non lo fanno lavorare perché è socialista. Probabilmente era vero una volta, adesso, adesso penso che siano molto tutti contenti che sia socialista perché Bernie Sanders ha sdoganato un po' tutto, quindi penso che l'importante adesso sia per l'Academy e per tutta quella parte lì non fare film trumpisti, anche se non so se possono esistere film trumpisti. Cioè, esistono film Come repubblicani? potrebbe essere un film trumpista? Allora, sbizzarriamoci, raga, come potrebbe essere un film trampista? In chat diteci anche. Immaginiamocelo. Cioè, Immaginiamocelo. intanto chi potrebbe essere il personaggio principale? Io già me l'immagino di base dovrebbe essere un po' repubblicano. O Sì. più che repubblicano, uno di quelli pseudo-anarchici per la distruzione della classe dirigente. Però con i Sei soldi. Potrebbe un po' laggata, cosa? Classe dirigente, cosa? essere un film che su una persona magari un po' boh, cioè tipo anarchico contro, per la distruzione della classe dirigente, una cosa del genere, però con i soldi. E non saprei cosa potrebbe venire in mente con un personaggio del genere, non so. Allora, dobbiamo fare la differenza fra film repubblicano e film trampista. Quindi Esatto, proviamo infatti a prendere un film perché si. repubblicano e trasformarlo in un film trampista. Allora, prendiamo uno di quei film anni 80 con Schwarzenegger o con No, ti Sylvester prego, per Stallone. favore. Ok, uno di quei film proprio reaganiani a palla. Che elementi potremmo introdurre? Beh, di sicuro una buona dose di complottismo. Quindi qualcosa di putinista, di sicuro. Ecco, una differenza fra i repubblicani e Trump è che probabilmente i russi sarebbero buoni stavolta. E poi qualcosa a O favore. inaspettati alleati. Sì, qualcosa contro la globalizzazione, a favore del protezionismo, però sempre filo americano. Quindi il Beh, potrebbe, cattivo mi dici, dovrebbe essere potrebbero essere i Soros. cinesi. Sì, cinesi, oppure dei buonisti cattivi. Dei buonisti cattivi. Dei buonisti cattivi è un ottimo ossimoro. Cioè, l'antagonista sarebbe Oddio, un buonista. come potrebbe essere il buonista cattivo? Beh, Che un il buon. buonista di base vede il bene in Sì. tutto. Beh, un buonista ipocrita che fa entrare i messicani, ma in realtà solo per farli lavorare nelle proprie magioni, che in realtà è quello che fa anche Trump, però lui non li vuole fare entrare in teoria, quindi. Cioè, tipo sarebbe un film trumpista contro Trump stesso?
Beh, lasciamo stare, dobbiamo lasciare fuori le contraddizioni del trumpismo, però, in questo caso. Cioè, dobbiamo tirare fuori tutte quelle cose che fa Trump, che in teoria non dovrebbe fare nella sua dottrina, Diciamo quindi. che è un film che non ti deve far pensare. Un sacco di esplosioni, tette, culi. E se per caso, nella trama o in un qualche dialogo, dovesse esserci un minimo di senso che ti accende il cervello, bam, subito esplosione. Il personaggio deve esplodere nella maniera più assurda possibile, tipo Kenshiro, cioè combattimento e uno esplode la testa. Appena Sto facendo un naso inizia a rosso. Vai, vai. Adoro fare un po' di senso. Beh, ha freddo, poverino. i nasi rossi. Nasi rossi per tutti. Va bene. In realtà dovrebbe essere più verde che rosso, quindi. È verde e il rosso delle foglie. Oddio. No, non mi viene in mente come potrebbe essere ulteriormente un film trumpista. Non riesco ad immedesimarmi. Ma Gente direi che che. alla fine abbiamo detto le maggiori caratteristiche. Alla fine. Voi cosa dite in chat? Dateci pareri. Lo guardereste il nostro film trampista? Cioè, dovrebbe essere un film diretto da Michael Bay. No, io lo farei condurre a. Condurre, buonanotte. Dirigere da. Oddio, ho perso la chat. Ok, ce l'ho fatta. Da cosa? Da un Clint Eastwood che però sta morendo. Cioè, da un Clint Eastwood morente lo farei dirigere. Da metà da. Oh no, no, no! Regia a quattro mani di Michael Bay e Clint Eastwood. Non riesco ad immaginarmelo. Troppo complicato. Neanch'io, ma questo è il bello. Che. Probabilmente Clint Ok, Eastwood adesso prima o devo poi ucciderebbe prendere. Michael Bay. Probabilmente finirebbe così. Cioè che. Mentre stanno Cioè, prima facendo di il film. morire, dici? Mentre. Sì, allora c'è Clint Eastwood che sta cercando di fare il film, ma ha l'Alzheimer, quindi sta male. Però contemporaneamente. Sai, no, che Clint Eastwood è trumpista, ha votato Trump alle scorse elezioni. Quindi, ogni volta che vede Michael Bay cringe di brutto, ma cringe in modo violento. No, mi stanno venendo paragoni che la gente in chat capirebbe, cioè la gente in chat, le mie compagne di classe capirebbero, però è meglio non. Stavi per citare una persona reale? Sì, stavo citando persone reali, ma è meglio di no. No, allora lasciale fuori dall'internet le Ah, persone reali. sì, anche perché tanto chi ha capito, ha capito. Chi non ha capito, non capirà mai. E niente, poi prima o poi è lì che sta soffrendo e gli rivolge degli sguardi di ghiaccio. E poi alla fine lo uccide con un fucile a pompa. Non Ok, ci sta, mi piace. alla fine del film, ma alla fine del. Potrebbero fare un film sul film. Un film sul film Dopo trampista. James Franco arriverà e farà il film sul film E trumpista. farà sia Clint Eastwood che Michael Bay interpreterà. Interpreterà No, lui entrambi. farà Clint Eastwood e suo fratello Michael Bay. Oppure ci mettiamo cosa? Ci mettiamo Seth Rogen a fare. Sì, esatto, beh, sicuramente. Seth Ci Rogen a mettiamo fare lui. Clint Eastwood. Con lo sguardo di ghiaccio ce lo vedi? Sì, è decisamente uguale. La stessa persona quasi, Sì, sì, sì. separati alla nascita. Sì. C'è Aki che dice lascialo fuori dall'internet. Kiki. È Ah, Aki, la ok, persona che quell'uomo. doveva rimanere fuori dall'internet. E Quell'uomo, poi c'è quell'uomo. Scarlett che dice quello che io definisco l'eletto a ricevere le colpe. Coltellate. Chi ha l'eletto a ricevere le coltellate? Michael Bay? Sì, facciamo che Michael O Bay.
o la persona che doveva rimanere fuori dall'internet, cioè, e a questo punto c'è stata portata di forza contro la sua volontà, Facciamo inconsapevolmente. Michael Bay, facciamo Ok, così. più semplice da spiegare. Sì. Stai colorando, Beh, cara non è... donna. no, sto facendo degli sfondi e sto disegnando alberi, però non li coloro. Adesso non ha più il naso rosso. Ciao. Adesso faccio prima una mano di in sovrapponi, poi metto un po' a posto tutto quanto. Quindi direi che Abbiamo esaurito gli argomenti, abbiamo basta, ciao, esaurito gli buona giornata. argomenti. No. No, ma adesso ne verranno fuori sicuramente. Ho No, finito non è. di vedere Devilman. Ah, allora, giudizio, Sta bene. recensione, vada. Ti L'hanno svecchiato un sacco. L'hanno pe... svecchiato un sacco e finalmente è un po'. Hanno preso un fumetto scritto con i piedi e l'hanno trasformato in qualcosa che si riesce a guardare, si riesce a seguire, ha un filo logico o quasi. Cioè, riesce a correggere molti buchi di trama che aveva il manga, ma fa quello che può, insomma. Però sì, Difetti. mi è piaciuto. Difetti. Difetti. Solo dell'anime o del prodotto in sé? Allora, difetti solo dell'anime, però se vuoi citare anche dei difetti che sono sia nell'anime che nel manga, va bene. Ma in questo momento il difetto più grosso che mi viene in mente dell'anime è che a differenza del manga non ci sono i personaggi che ti fanno gli spiegoni lunghi di chilometri, chilometri e chilometri ancora. Quindi alcune cose non vengono per niente spiegate e tu dici: ma cosa? Cioè, Sì, quando è che mi hai detto sta roba? Vabbè. E quindi non riesci a stare tanto dietro a quello che sta succedendo. Altre cose invece sono spiegate meglio, i personaggi sono più approfonditi e hanno un senso, cioè approfonditi, sono comunque molto bidimensionali, però sono sicuramente di quelli. E diciamo che sono riusciti a dare un background comune a tutti che non fosse eccessivamente forzato, ecco. Nel manga proprio questa cosa non accadeva. Sì. C'è Aki che dice: io invece stavo guardando la live action di Netflix, scusa, di Netflix di Full Metal Alchemist perché mi voglio male. Oddio, no, perché fai queste cose? No, live action non vanno mai viste, sono il male. No, Già i raga, giapponesi come non hai riescono a fatto? farle, cioè, ma nessuno riesce a farle. Chi è che riesce a fare delle live action decenti? Te Ma ne come hai vengono in mente fatto? cioè, ti viene in mente qualche live action decente? No, anche perché io non li guardo. Io non sono. Non ho questo. Non sono masochista in questo frangente. Non li guardo i live action. Anche perché vedere le cose giapponesi. Vedere qualsiasi cosa che sia giapponese. E non sia un manga, un anime o Akira Kurosawa mi fa cringiare di solito. Quindi. Beh, no, dai, ci No, sono dei film sto scherzando, decenti. no. Dico, cioè, ci sono un sacco di registi bravi, Ozu, Takashi, Sì. sì, Takashi, Miike, tanta gente. Però in genere non. Cioè, dovrei guardare No, più vabbè, ma film i live action di giapponesi, ma base sono non mi cringe. tira il culo, quindi. I live action, cioè, manco se mi pagano. Cioè, perché dovrei. Non ho visto niente, cioè, non ho visto quello di Dragon, non ho visto nessuna di quelle cagate. Death Note, cioè, ma che se. Non ho visto neanche coso, Ghost in the Shell. Cioè, io ti ricordi che mi ero messa già a lamentarmi di Ghost in the Shell appena hanno annunciato il tutto, io Ma già lì quello io che mi proprio lamentavo. l'ho totalmente ignorato quello. Invece Death Note l'ho guardato, ma perché non sapevo che cazzo fare. Ed è una merda, Hai cioè, di avuto base coraggio. non è neanche.
Non è neanche così, cioè non è girato male, dici oh mio Dio che schifo, c'è low budget, eccetera. È proprio che hanno preso qualcosa senza. Hanno tenuto la figata senza capire Un il cazzo. messaggio, senza fare. Cioè, è un prodotto di puro marketing senza niente dietro, cioè senza anima proprio. Brutto brutto. Invece no. Ghost in the Shell proprio non ci sono stata dietro perché Non mi l'avevi sono visto te rifiutata. al cinema? O no? Ma no, 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 assolutamente no. Ah. No, io ho detto, vabbè, ah, peraltro coso, Mamoru Oshii è anche il mio regista di anime preferito, porca miseria, quindi... Cioè, avevo proprio il dente avvelenato. Sì, eri proprio partita col piede sbagliato. Ma alla fine non l'hai visto, quindi ti sei Palle. risparmiata della Sì. sofferenza. Avevo iniziato a vederlo, ma poi ho detto no, cioè, per chi me lo fa fare? Ovviamente in modi molto, molto legali, come sempre. Legalissimi. Sì, quando dico molto legali, io dico molto legali, non sono una Sì, che vuol dire bugiarda. che eri andata al cinema pagando il biglietto. Con il, cioè, sovrapprezzo, tra l'altro, Sì, perché sì. l'hai preso in prevendita e poi dopo i primi 10 minuti sei uscita dalla sala, L'ho giusto? pagato 22 Hai preso anche i euro. popcorn, quindi li hai finiti. Quanto un narghilè alcolico l'ho pagato. 22 euro. Anzi, forse sono andata. Mi sono sbagliato. Sono andata a prendere un narghilè alcolico e mi sono fatta invece il viaggione. Il film nella testa e non l'ho visto. Forse Quindi sarebbe stato niente. meglio. A me fa molto effetto il narghilè alcolico, essendo astemia. Però in realtà mi addormento e basta. Quindi. Quindi non ti fa grande effetto alla fine. No, ma perché cerco di darmi una controllata e quindi faccio finta di essere cosciente. Oppure mi metto a parlare di politica, ecco, se mi metto a parlare di politica ce la faccio, se mi metto a parlare di qualsiasi altra cosa muoio. Cioè, è tipo un argomento a caso, la politica è l'argomento che ti viene bene proprio. Sì, Tra direi di tutti sì. gli argomenti, non tipo parlare di cibo di solito è l'argomento semplice su cui tutti vanno a parare, o il cibo, tempo. No, io del tempo O non se so no, che parlare, cibo? non Ti so piace il parlare mare, la del tempo. montagna, questi discorsi, cavolo. Io sono del Come no? tutto incapace di parlare del tempo. Non ce la Allora funziona faccio. così. Ti metti in posa da Umarell. Per chi non sapesse che cos'è un Umarell, sono i vecchi che vanno a vedere i No, non lo cantieri. spiegare, sono tenuti a saperlo. Perché Ok, sì, ma ti voglio sapere che cos'è l'Umarell. La tutti un giorno prossima parleranno la volta nostra mi lingua. facciamo. Quindi Esatto. Prossima volta vi facciamo un'interrogazione e la prima cosa che vi chiederemo è che cos'è un Umarell. Se non lo sapete, basta, siete fuori. siete fuori, fuori da tutto, fuori Siete fuori di noi. come se fossimo al programma di Trump o di Briatore e ti dicessimo che sei fuori, esattamente in quel modo lì. Guarda, chi dice? Basta dire non ci sono più le mezze stagioni. Ecco, parti così e poi dici, ma guarda queste nuvole, poi parli un po' di scie chimiche, guarda queste scie nel cielo, sicuramente ci stanno avvelenando i cinesi o gli americani, dipende da che parte stai. Dipende dal mio interlocutore. Sì, poi dici che una volta le stagioni erano sicure, non c'era la carestia, non c'era la siccità l'hanno I inventata gli cinesi. americani che ci mandano le scie chimiche per rovinarci l'agricoltura e farci dipendere da loro. Poi cos'altro puoi dire? Ma forse questo è troppo avanzato come parlare di tempo. Cioè, allora aspetta che leggo un attimo la chat. Ah, c'è Aki che dice che il trash l'attira un sacco. Orsetto morbido, il trash può essere meraviglioso, ma il problema è che i live action non sono trash. Sono cringe. Cioè, ti fanno proprio stare male tu provi vergogna
per chi li ha fatti, per chi ci ha recitato dentro e per chi alla fine ha avuto il coraggio di sbattere fuori nel mercato un prodotto così osceno. Quindi sì, Direi che è una esatto, buonissima, classica, no. è un'ottima definizione, un'ottima Nella maggior dissertazione. parte dei casi, poi non voglio dire che potrebbero esserci casi. Dobbiamo vedere, io e l'Erica, che ce l'ha consigliato la Federica, una persona che esiste nell'aereo. Così, acceniamo a gente che nessuno sa chi è. Io so chi è. Tu sai, ovviamente, tu sai di sapere, però gli altri non sanno. Ci ha consigliato un'ottima serie TV dove ci sono, e tu lo sai bene, l'hai vista anche te? Sì, l'hai vista, quella dei cinesi. Oddio, Ice Fantasy, sì, Netflix, subito. Sì, la dobbiamo Abbandonando la vedere live, quella. andate a vedere Ice Fantasy perché è... Se ti piace il trash, Ice Fantasy, guardalo. Ci sono elfi del fuoco contro elfi del ghiaccio e sono tutti cinesi imparruccati che... No, veramente, non te la posso descrivere, devi guardarla. Cioè, è tipo una di quelle cose che finché non vedi non credi che possa esistere. Qualcuno di voi l'ha vista? C'è subito l'Erica carichissima che scrive in caps lock. Zombies. Sì, dobbiamo vederla quella! Secondo me sta parlando proprio così nella sua testa. Dice Scarlett: se volete cringiare anche senza i live action, guardatevi Zombievers. Ok. Sono i castori zombie. Zombievers. Lo immaginavo. E poi a me gli attori giappi che recitano come se fossero degli anime mi fanno riderissimo. No, non fanno ridere, fanno tristezza. Cioè io penso... Vedo il trapollo della razza. No, queste cose. Sei lagata. Vedi il No, disastro non... della razza umana? Sì, più o meno. Quando vedo i giapponesi che recitano come se fossero degli anime. Sì, pure io. Io sento che arriverà un pianeta mandato dall'Onnipotente a punirci per questi peccati, come in Melancolia. Dobbiamo impegnarci a chiamarlo allora verso di noi. Già. L'Apocalisse bisogna volerla. Allora, io dico, così lo devo fare, venerdì faccio uscire uno speed paint. Di cosa? Ma in realtà è una roba che ho già fatto sulla pagina Facebook di Shalan. Quindi, che trovate in descrizione. Però lo monto un po' diverso, con della musica diversa, con un po' meglio, perché l'ho montato veramente a culo quello là, quindi Quale avevi mandato? faccio una cosa migliore. Di una delle ultime illustrazioni che ho fatto, anche se adesso farò altre cosine e registrerò sempre. Quindi presto arriveranno degli speed paint qui. Volevo fare Bravo, anche una bravo. fan art su Devilman, da secoli che la voglio fare. Non l'ho fatta. Voglio provare a Sul tuo usare. personaggio.
su di lui, su Mm-hmm. Devilman proprio. E voglio provare a farlo con uno stile pittorico, cioè so che poi fallisco, non ce la faccio, però hai presente si scrive Hook con l'H, aspetta, ti dico subito quante UA. Ne ha 5. Fai lo spelling. HOOOOOOK. Su DeviantArt. Su immagini lo trovi. Però anche su Ah, ma è DeviantArt. un coreano? No, Sì, un maledetto, è un coreano. coreano. Sti coreani Un malefici. coreano. Voglio Oh, ma che copiarlo figo. perché mi piace un sacco. Voglio provare a copiarlo, anche perché mi piace un sacco come fa le corna. Mi piace tantissimo come fa le corna. Adesso ve lo faccio vedere, raga. È quest'uomo qua. Aspetta, prendo. Guardate come fa le corna, come belle corna. Mi piace tantissimo il suo È un stile. modo un sacco bello di dipingere. Sì. È Sì. E lui fa tutto così in digitale. pennelloso, molto fluente. Comunque c'è su DeviantArt, quindi seguitelo. Seguitelo. Che tra l'altro lui ha uno stile che si presta molto, volendo, cioè tipo all'immaginario Devilman, Sì, per come l'hanno infatti. fatto nel film. Perché Quello. ci sono tutti questi corpi super slanciati, queste teste grosse, questi boh, capelli fluenti, molto Le corna, le cose le corna. molto, molto paradiso e inferno, le cose un po' alla Paradise Lost di cosa, di come si chiama? Hamilton? Come cazzo si chiama quello di Paradise Lost? Vabbè, citiamo il suo, no, Milton, citiamo il copione italiano che, vabbè, se mi sentisse un professore italiano mi picchierebbe, però Torquato Tasso era un po' un copione di costui. Torquato Tasso era un grande, sai, pensava che un folletto gli rubasse tutti i fogli, invece non era vero. Persone È stato chiuso per un po' in. sane. Sì. Peraltro è vissuto nel periodo della Controriforma, quindi che toglieva ancora più sanità alla gente in Italia. Quindi, yep. Ottimo, ottime cose. Allora, ciao LBD. Ciao LBD. Ah, abbiamo 11 spettatori. Allora, sti 11 spettatori, salutate in chat, tranne quelli che hanno già salutato. Tranne quelli che hanno Ciao. già salutato. LBD, hai visto? So che guarda il film. Hai visto Shape of the Water? Comunque, io direi, alla fine adesso li ho visti, mi manca solo. Li ho visti tutti, quelli candidati a miglior film, perché ho visto The Post, Lady Bird, Call Me By Your Name, Shape of the Water. Mi manca solo Dunkirk. Dunkirk mi manca. Tu l'hai visto? No, no, l'ha visto una nostra amica in comune, l'Arianna, Ah. e per quanto anche lei sia allergica a Nolan quanto me, ha detto che non le è dispiaciuto. Ah. Perché, cioè, a parte quando ci sono i personaggi che parlano, e in questo film, Non parlano. per fortuna, non parlano, perché quando Nolan mette un dialogo in bocca a un personaggio, questo dialogo diventa Una merda. uno spiegone orrendo, inascoltabile di solito, e quindi in questo film non parlano. Quindi lo voglio guardare, cioè lo guarderò. Chiariamo che a me piace un sacco il primo Nolan, eh? Quello di.
di Memento. Io adoro alla follia Memento, però. Quello di solo Memento, poi. Beh, The Prestige è carino. Vabbè, sì, è vero, è vero. È che secondo me i Batman gli hanno dato la testa. La fama un po' l'ha un po' troppo montato. Sì, penso anch'io. Comunque in chat Orsetto Morbido dice: io tecnicamente non avevo salutato, quindi ciao Orsetto Morbido. Ciao Orsetto, Anche adesso ciao! tecnicamente non hai ancora salutato, ma vabbè. C'è Mr. Fif. Mister FIFA, che io pronuncio Mister FIFA. Ciao Mister FIFA. Non l'ho ancora visto, sono stato assai occupato. Dunkirk lo consiglio comunque. Ah! Perché la chat mi muore? Ah! Scarlett dice: qualche giorno fa dei miei amici mi hanno costretto a vedere Maze Runner e mi ha fatto abbastanza schifo. Io ho visto Sì, solo il ti primo, capisco penso. e soffro con te. L'hai Sì, anch'io ho visto? visto solo il primo e non ne guarderò altri perché fa cagare. Non me lo ricordo io. Mi ricordo che c'era quella che mi garbava a me. Ah sì, mi ricordo che io volevo che ci fosse una gangbang, ma non c'è stata, quindi mi sono incazzato. Sì, ma cioè, ci sono questi Solo questo volevo. teenager che non si sa come non sono sotto effetto degli ormoni da teenager, che vivono tranquillamente per un anno tirando su questa società idilliaca all'interno di questo labirinto. Non ci crede nessuno perché. Sì, infatti non capisco perché non scopavano tutti a un certo punto. Ma in generale, c'è cioè anche prima, c'è cioè un sacco di gente che avrebbe dovuto fare cose e non le ha fatte. Questo mi ha Cioè, fatto LBD Production. incavolare. Scusami, ti ho parlato sopra. No, Dillo no, ancora vada, più. vada, vada. Vada, signora. LBD Production dice: The Following, il film d'esordio di Nolan, merita. Quello penso di non averlo visto. Neanch'io. Poi c'è Orsetto Morbido che dice: sì, infatti, ha trovato il loophole. Oggi esisterò senza salutarvi. Maledetto. Poi dice: Maze Runner fa schifo. Io addirittura saltai una parte perché è troppo noiosa. Scarlett dice: cioè, l'idea non è brutta, ma boh, sembra un po' buttato al culo. Sì, è buttato al culo, infatti. È buttato al culo. Orsetto ride di gangbang all'interno di Maze Runner, che ci stava ma non c'è stata. Vabbè, è anche poi cioè, indirizzato verso un pubblico di adolescenti e preadolescenti, quindi Beh, ragione in più per farla. capisco che non. Ma No, sto no! scherzando. Però, vabbè, scherzo. Poi c'è Simone Zambardino che dice: buonasera. Buonasera! Buonasera, buonasera Simone. Ci sono i cosi. Ah! Ok, ce l'ho fatta. No, no, no. Ok. Ah, ok. Litigando con la chat. Con la chat, col posizionamento della chat, non con chi è in chat. Ma dici all'interno della schermata? Sì, stavo litigando con la finestra. Molto bello da dire, stavo litigando con la finestra. Scarlett dice di Maze Runner: ci sono tante cose che potevano funzionare, ma sembra che le abbiano cucite assieme e male. Beh, secondo me sono idee prese proprio, ma senza il minimo sforzo da altri post-apocalittici per teenagers sbattuti a caso proprio in maniera casuale. Cioè, hanno usato una scimmia, le hanno dato un cappello con dei bigliettini dentro e gli hanno fatto tirare fuori quelli che sembravano. Cioè, tipo da Harry Potter hanno tirato fuori il labirinto, poi i mostri ragni meccanici, cioè avevano vari bigliettini. E hanno deciso cosa fare facendo scegliere alla scimmia col cappello, basta.
Io non mi ricordo neanche queste cose. No, a me piace molto. A me il concept. Come si chiama? Signore delle Mosche. Cioè ragazzini che fanno cose alla Robinson Crusoe. Mi piace molto questo concept. Però deve essere fatto bene. Se fatto male mi fa cagare. Infatti sta proprio lì il problema, che l'hanno fatto male, ma poi proprio a caso. Cioè sembra proprio uno di quei film costruiti solo per dar visibilità, cioè solo perché sanno che hanno certi attori a disposizione e allora li usano, cioè, perché poi il protagonista era il favorito del fandom di Teen Wolf. Quindi, Non sì. era davvero? Di Non Maze è. Runner, sì. Ma non è quello No, no, lui è di Teen The Wolf. Perks of Being a Wallflower. No, non è lui. No, no. Cazzo, sono tutti uguali quelli lì. Cioè, tutti. Non è quello di Percy Jackson gli dèi del cazzo. Non mi ricordo. Quello non l'ho Non visto. è quello. Quello ho visto l'inizio Cazzo. e l'ho spento subito perché era troppo brutto da vedere. Cioè, proprio non ce l'ho proprio fatta. Ah, io ho visto l'inizio secondo me manco del primo, ma tipo del secondo in aereo dal viaggio da Parigi a Shanghai. Quanto hai sofferto? E Cioè, la non disperazione. no, sono subito passata ad altro. Dylan O'Brien, non so chi cazzo sia. Ma vedi, ce la faccio uguale, sto coglione. Ce la faccio uguale. Cioè, tutti la faccio uguale, zio Ken. Cioè, tutti ste faccine. Ah! Maledetti, dopo li confondo tutti. No, però la Caia Scodellario è carina. Mi piace un sacco di facce. Mi piace molto. Sì, però diciamo che è finita in un film di merda. No, poi magari una cagna a recitare, dico solo che mi piace di aspetto. Boh, in Skins non era così male lei. Cioè, però ne ho ricordi vaghi perché l'ho visto un po' di tempo fa. Già, una cosa è vecchissimo. Già. Allora, leggiamo un attimo la chat che vediamo cosa dice la gente. Scarlett dice: in confronto ho preferito Hunger Games, anche se pure quello non mi aveva fatto impazzire particolarmente. Simone dice: anche io fui costretto da degli amici a guardare Maze Runner e ho sofferto lungo tutta la sua durata. LBD Production: il primo Maze Runner l'ho detestato, non possono rovinarmi un film con un labirinto. Rivoglio David Bowie Re dei Goblin. Vabbè, dai, qua sempre troppo. Citazioni alte. Cioè, Ah, non dove andiamo a c'era? disturbare, a tirar fuori gente dalla tomba. Raga, c'era la Jennifer Connelly adolescente. Però no, lei invece è una di quelle persone che è diventata meglio. È diventata meglio con il tempo. Lei è invecchiata come il vino, la Jennifer Connelly. È invecchiata come il vino. Sì, molto bella lei. Very, very much. Scarlett dice: quella della scimmia mi pare l'unica soluzione plausibile. E Very, sì, very dice che much. i suoi amici dicono: ha Very passato tutto il tempo a much. dire che era in Teen Wolf. Sì. Felice ti fa i complimenti per il tuo personaggio, dice che è strafigo. Ah, grazie. Però lo rifarò. Tutto questo effettivamente sì.
Però va bene. Ma perché sei malata di mente? No, ma è meglio se lo rifaccio, beh, perché mi... Ma non è che questo muore, cioè questo rimane qui, però se voglio... Voglio rifarlo con Gli diverse fai caratteristiche. un fratello in uno stile diverso. Sì, voglio fargli diverse caratteristiche, voglio fare più morente, no? Perché mi ha dato un sacco di consigli il prof, quindi adesso voglio rifarlo... Mi ha fatto venire un sacco di idee, quindi adesso lo rifaccio in modo... Voglio farlo più marcio, come se fosse una cosa ancora più cronenberghiana. Uscita da un film di Cronenberg senza carne ma con i rami. I rami, il muschio al posto delle mostruosità carnose. Oh, Cronenberg, appena avrò un po' di tempo nella vita, devo riguardarmi Existence, che da un po' che ho voglia di rivederlo, perché era abbastanza disgustoso, ricordo. Io devo ancora vedere Crash suo. Anche io. Andiamo a vederlo una volta. Peraltro è da... Io È e te dobbiamo da... ancora Oddio, finire di vedere, come si chiama, Yuri on Ice. sì. Mamma mia. Già, Che fiera del cringe. Però mi ero però appassionata bisogna. molto al fandom. Anche se non lo cagavo, in realtà io quando dico mi appassiono al fandom, io non so neanche cosa fa il fandom in realtà, io dico appassiono al fandom ma non è vero perché sono completamente... Non riesco a stare veramente attento al fandom, sono incapace, quindi in realtà Al massimo puoi dire che ti era piaciuto sto come dicendo il modo in cui balle. aveva coinvolto il pubblico? Ma sì, se vogliamo Sì, ho scelto usare... morbido. Yuri Cosa? on Ice! Io non lo volevo neanche vedere, la Veronica me l'ha fatto vedere. No, Scarlett ma mi ha detto Yuri on in Ice, lo ha guardato mia madre. realtà ci sono delle cose molto interessanti all'interno del... Ci sono delle cose molto interessanti nel... Abbiamo perso Orsetto Morbido, l'abbiamo perso. Ha We iniziato a are cantare la born sigla. to make history. Yeah! No, in realtà è We are born to ship. Come si chiama la ship? Non mi ricordo manco come si chiama la ship. Cioè. Come si chiama la ship? Non mi ricordo Piano manco il Victory, nome Yuri. delle. Victory, sì. We are born to ship victory. Ah! Cos'è diventato? Aiuto! Oddio, mi stavo cagando in mano. Ho spostato un livello, tipo, è diventato qualcosa di horror. Mi sono spaventata tantissimo, Claudia. L'unica persona al mondo che si spaventa con i propri Ti spaventi disegni. per i suoi disegni, esatto. Sì, giuro, mi sono spaventata tantissimo. Allora, personaggio deve restare dritto in posa oppure lo puoi mettere in una posa più dinamica. Nel caso debba sembrare più morente, fallo piegato e zoppicante. Sì, infatti era quella l'intenzione. In realtà, sì, cioè era quella l'intenzione dopo che il prof mi ha dato delle idee. Ho fatto uno schizzo e ho già in mente un po' come farlo. Poi lo voglio fare proprio con uno stile di disegno diverso. Quindi più simile alle cose che faccio. Anche perché voglio usare... Questo qui l'ho fatto, ho fatto la traccia in Photoshop. Io odio usare il pennello per fare line art in Photoshop. Io uso sempre Clip Studio Paint di solito. Infatti voglio usare Clip Studio Paint per fare... Una line art matitosa, matitosa. Quindi vuoi fare una liner matitosa, hai detto. Sì. Quindi cioè, per questo che lo vuoi rifare. No, per una serie di ragioni, anche perché farlo Al di in un là la diverso. posa, eccetera, cioè lo vuoi
rimodificare. In realtà semi-matitosa, in realtà, non propriamente matitosa, cioè un po' scura, perché sennò dopo non va bene, non va bene. Non va bene da colorare. Beh, comunque già questo è figo. Qui ho dei neri, io odio avere i neri quando coloro. Mi fa cagare avere dei neri, però vabbè. Ormai. In quello che hai fatto qua dici, ma Sì. hai dei neri? Beh, sì, Provati a tirarli al colore, non ci ho mica fatto caso. ho queste occlusioni. In realtà, vabbè, finché ci sono. Mettere i neri solo dove c'è occlusione ambientale va bene. Cioè, mi va abbastanza bene. È l'unici posti dove la sopporto, dove c'è occlusione ambientale. Cioè, dove ci sono le ombre così forti da. L'Ivy improvvisamente è razzista. Come mai? Aspetta, in che senso? Cosa è Ah, che non successo? vuoi neri? Effettivamente sì, sei un po' razzista. Sì, i neri devono tornare in Cina. Nel loro paese, in Cina. Oggi mentre facevo la cyclette stavo pensando Aiutiamoli a che casa loro. sì, voglio fare un'ambientazione con dei neri vestiti da cinesi, non so perché. Cose No, ma tamarre. ragazzi, cioè, tu non hai idea a proposito di razzismo. Io ho avuto un incontro del terzo tipo con una persona che ha iniziato a dirmi che gli italiani pagano 35 euro agli immigrati, che dovremmo aiutarli a casa loro e che i meridionali non hanno voglia di fare un cazzo. Cosa hai Io fatto? Cosa hai non fatto? sapevo che cosa dire. No, io ti giuro. Mi sono bloccata perché non pensavo che questa gente esistesse nella realtà Ma mica era un tuo e non, parente? non... No, 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 Ah, no. ok. È una persona che ha un negozio, diciamo, nel paese dove abito, che vabbè, sono ai piedi delle colline, quasi a Pennini, quindi... Sì, Però gente redneck. io non mi aspettavo. Io ho provato un po' a spiegarle che non è che non abbiano voglia di fare niente. Ma è lo Stato che non sta sfruttando, cioè, gli immigrati, non li sta inserendo nella È saltata. società. Oddio, si sta allargando. C'è stato un momento Sto allargando. di lag infinito dove proprio si è sentito un mutismo completo. Un mutismo completo. Mentre tu stavi narrando. Ah, forse Sono i poteri forti che cercano di impedirci. è colpa dei miei concittadini razzisti. Ecco, Adesso stai gracchiando, sta Simone succedendo. dice però effettivamente io sono Aspetta, meridionale, aspetta. non ho mai voglia di fare un cazzo, quindi... Claudia, ti richiamo perché stai gracchiando tantissimo. Ti richiamo, aspetta. Ah! Scusate, imprevisti che succedono in diretta. Risponderà. Ah! Che succede? Ti Sono chiedo. tornata. Sì, ti chiedo venia, ma ogni tanto succede. Allora. Cioè, stavi proprio Mi dispiace, gracchiando. non posseggo di Gracchiando. venia. No, ma come? Niente Questo venia né per te, niente venia per nessuno. ti rende molto meno matta di pietà questa cosa. Sei priva di alcuna Esatto. pietà. No. Sei laggata di nuovo. No, maledizione. Maledetta. Pensare agli altri.
Chissà peggio di loro. Comunque, ecco, in chat dicono che è Ok. vero che i meridionali non hanno. Ok, la Claudia sta laggando tantissimo. Comunque siamo arrivati a fine live perché sono le 22. Mi dispiace che... mi dispiace Claudia. Stai... Ah no, forse adesso no. No, ancora sì. Vabbè, abbiamo problemi di lag. Allora, vi salutiamo e avrete il resto delle avventure della Claudia con i suoi paesani redneck nella prossima volta. E quindi vi salutiamo tutti quanti. Adesso cerco di chiudere la live in qualche modo. Appena diventerò di nuovo abile. No, in realtà ce l'ho già sulla pagina per chiudere la live. Sono menomata. Yep.